Salve, chiacchierino con le navette. Ho in intenzione di intraprendere una nuova rubrica dedicata alle richieste che mi vengono fatte dalle iscritte al canale. Quindi sarà una rubrica che chiamerò le vostre richieste e dove inserirò le lavorazioni o i dubbi o le perplessità che mi vengono esposte, richieste durante le pubblicazioni dei miei video. È già successo più di una volta che alcune persone mi abbiano contattato per avere delucidazioni oppure semplicemente mi propongono degli schemi che stanno eseguendo, soprattutto chi approccia il chiacchierino e che vuole imparare le tecniche per realizzare lavori, eccetera, e che magari trova delle difficoltà. Come primo lavoro io vi propongo questo, che è una richiesta remotissima che mi è stata fatta da una iscritta al canale, se non sbaglio Patti, che mi chiedeva se riuscivo a fare un tutorial dove facevo vedere una serie di cerchie di archi che si susseguono e che si chiudono a cerchietto, a rosellina così. Io mi scuso con Patti se non sono riuscita a fare questo tutorial in tempi, diciamo, decenti, però già seguendo i due filoni del lago e della navetta, il lavoro è abbastanza, diciamo, articolato, quindi non sapevo come poi inserire nell'ambito dei due filoni questo argomento, quindi ho pensato visto che tra l'altro non era l'unica che mi faceva delle richieste di questo tipo, ho pensato di creare questa nuova rubrica dove cercherò di rispondere alle vostre domande, sempre nell'ambito delle mie capacità e delle mie conoscenze, insomma. E quindi il primo lavoretto che vi propongo è questo di Patti, che è un'appassionata del chiacchierino e mi segue sempre con molto interesse, quindi la saluto e la ringrazio. E vediamo come funziona questa successione di archi e di cerchi. E chiunque voglia farmi delle richieste può farlo, o inserendo la domanda sotto nell'info box di YouTube, oppure seguendomi sui social, su Facebook, cioè su Google Plus, eccetera. E vediamo se riesco a seguire anche questa cosa. Dunque, io molto volentieri lo faccio perché, anche se si tratta comunque di un impegno, perché il lavoro c'è, però vedo che c'è tanto interesse attorno al chiacchierino, quindi mi fa piacere alimentarlo e seguirlo il più che posso, ecco. Quindi iniziamo, bando alle chiacchiere. Allora, facciamo questa serie di cerchi e di archi. La struttura è simile a quella che abbiamo sempre fatto. Allora, sono tre doppi nodi, un pippiolino, tre doppi nodi, un pippiolino, tre doppi nodi, un pippiolino, tre doppi nodi, chiusura del cerchio e poi l'arco che sono sei doppi nodi. Vediamo come si procede. Allora, io ho già caricato le mie navette, spero che il filo sia sufficiente, altrimenti dovrò fare una pausa e andiamo a eseguire il primo gruppo di nostri doppi nodi chiusi a cerchio, quindi tre doppi nodi. Due. Pippiolino apicale, tre doppi nodi, 1, 2 e 3. Diamo filo alla lavorazione e pippiolino laterale, tre doppi nodi e chiudo, 2 e 3. Allora, i nodi sono completi, chiudiamo il cerchio, sistemiamo un po' la lavorazione ed ecco il nostro primo cerchio della serie.
Ora procediamo con l'arco. Dobbiamo girare il lavoro e questa manovra vi verrà richiesta anche dagli schemi che voi trovate sui giornali o sulle riviste, eccetera, perché tutte le volte che ci sarà un'alternanza di cerchi e di archi, lo schema vi metterà la sigla V, voltare. Quindi significa che voi dovete girare il lavoro e procedere con la struttura successiva. Allora, per quanto riguarda l'arco, teniamo il cerchietto appena lavorato tra l'indice e il pollice, poi facciamo girare il filo dell'altra navetta, della seconda, quella che era in attesa, sul dorso della mano e avvolgiamo un paio di volte attorno al mignolo a formare questo archetto sulla mano, vedete? Ecco, fatto questo, cominciamo con i 6 doppi nodi, quindi 1. Come vedete, il dorso dei nostri nodini sono rivolti verso l'esterno, vedete? Opposti a quelli che invece abbiamo sul cerchio verso di noi. Ed è questa la lavorazione giusta. Diamo filo alla lavorazione, tiriamo un po' il filo per dare all'arco una forma arcuata, tondeggiante. Dopodiché giriamo di nuovo il lavoro e quindi sugli schemi troverete di nuovo voltare il lavoro e ci troviamo di nuovo sul fronte del cerchio e quindi abbiamo, diciamo, il lavoro nella posizione giusta per ripartire col prossimo cerchio accanto a quello già eseguito. Quindi creiamo il nostro grande cerchio sulla mano sinistra e procediamo col primo gruppo di nodi. Accostiamo bene agli ultimi nodi dell'arco il primo mezzo nodo A, facciamo il mezzo nodo B a bloccaggio finale e vedete che le strutture sono ben unite. Dopo procediamo con il primo gruppo di 3 doppi nodi, scusate, 2, e 3. Diamo filo alla lavorazione e procediamo all'ancoraggio col pippiolino del cerchio adiacente. Chiudiamo. Completiamo il cerchio, 1, 2, 3, pippiolino apicale, 1, 2, 3, pippiolino laterale e ultimo gruppo di 3 doppi nodi a conclusione del cerchio, 2 e 3. Quindi i doppi nodi sono completi, vedete, chiudiamo il cerchio, tiriamo bene il filo, serriamo il cerchio, aggiustiamo un po' la lavorazione e questa è la prima nostra sequenza, 2 doppi nodi separati da un archetto. Ora abbiamo il lavoro orientato in questo modo, voltiamo il lavoro e porgiamo il fronte verso l'arco e mettiamo in gioco la seconda navetta, quella che finora era in attesa. Facciamo di nuovo il nostro archetto sulla mano sinistra, facendo ruotare il filo sul dorso della mano e assicurandolo con un giro sul mignolo, in questo modo. Teniamo con l'indice e il pollice la lavorazione già eseguita e procediamo con il nostro arco con 6 doppi nodi. Tirate bene all'inizio in modo che non rimangano i fori tra un arco e l'altro. 1. Il secondo archetto completo di 6 doppi nodi e ora voltiamo di nuovo il lavoro, quindi giriamo il lavoro sul fronte dei cerchi
iniziamo di nuovo un altro cerchio. Quindi facciamo il cerchio sulla mano sinistra e iniziamo con 3 doppi nodi, 1, 2, 3. Agganciamo al pippiolino laterale e seguiamo la parte alta del cerchio con 3 doppi nodi, 1, 2. Pippiolino apicale, primo doppio nodo, 2 e 3, pippiolino laterale. Chiudiamo come vedete, ho fatto tre cerchi alternati da due cerchi. Vediamo per l'ultima volta l'arco, poi dopo procediamo separatamente, ciascuno per proprio conto, e ci rivediamo per la conclusione del cerchio. Quindi ecco, eravamo sul fronte dei cerchi, per così dire. Ora giriamo il lavoro e rivolgiamoci nella parte relativa agli archi. Facciamo il solito archetto sulla mano sinistra assicurato al mignolo con un doppio giro di filo e procediamo con i 6 doppi nodi. Tiriamo bene il filo in modo tale che non restino fuori tra un arco e l'altro. Doppio nodo, il primo doppio nodo, 1 e 6. Ora abbiamo fatto i primi tre moduli in sostanza, e qui c'è una successione di 7 cerchi alternati dagli archi, quindi vi propongo di proseguire ciascuno per conto proprio. Ci vediamo con l'esecuzione dell'ultimo modulo per vedere come si completa la lavorazione. A tra poco. Questa è la situazione, ho fatto 6 cerchi alternati da 6 archi, adesso devo fare il settimo che mi permetterà la chiusura del cerchio, settimo cerchio e settimo arco che verrà poi riagganciato nel punto iniziale di partenza. Quindi procediamo con il settimo cerchio. Quindi facciamo il nostro cerchio, 3 doppi nodi, 1, 2, 3, diamo filo alla lavorazione, procediamo all'aggancio con il cerchio adiacente. Inseriamo la navetta nel nostro cappiolino, ridimensioniamo il cappiolino e facciamo la parte alta del cerchio con 3 doppi nodi, 1, 2, 3. Un pippiolino, 3 doppi nodi, 2, 3. A questo punto dovremmo unire la lavorazione
in corso con il primo cerchio lavorato. Allora, in questo caso non ritengo opportuno fare la scorciatoia perché, come vedete, il lavoro si presta da solo ad essere accostato a quello che stiamo facendo, quindi semplicemente avvicino l'ultimo cerchio a quello che sto facendo, a quello in esecuzione. Inserisco l'uncinetto nel pippiolino laterale, tiro fuori la cappiolina e concludo la, vedete, l'ancoraggio. Dopodiché eseguo l'ultimo gruppo di tre doppi nodi per terminare il cerchio che sto lavorando e poi procedo alla chiusura. Tre doppi nodi, tiriamo il filo, serriamo il cerchio e, come vedete, giro il lavoro e quello che mi resta da fare è l'ultimo arco a conclusione dell'ultimo modulo. Quindi ho già girato il lavoro, metto la navetta in riposo, a riposo sul dorso della mano e procedo con i sei doppi nodi. Uno, quindi avvicino la lavorazione al l'ultimo cerchio, in realtà il primo eseguito, inserisco l'uncinetto nella base del cerchio che dobbiamo agganciare e poi prendiamo il filo della navetta in lavorazione, tiriamolo, inseriamo la navetta all'interno della cappiolina e completiamo la struttura. Ecco, tagliamo i fili che legano il lavoro alle navette. Fatto una serie di archi e di cerchi consecutivi chiusi tra di loro. Ok? Dunque, a questo punto vorrei proporvi il discorso che mi piacerebbe fare il prossimo tutorial sempre all'interno di questa di questa rubrica, chiamiamolo così, le vostre richieste, che da adesso in poi spero di poter mantenere in linea con le altre due per seguire un po' più da vicino le problematiche che voi mi proponete direttamente. Quindi io volevo proporvi questo paio d'orecchini, che è una richiesta che mi è stata fatta anche abbastanza recentemente da un'iscritta al canale. Non so se sono riuscita ad arrivare in tempo per, realizzare le sue aspettative, cioè mi diceva che doveva fare un regalo, se non sbaglio, quindi mi chiedeva la spiegazione di questo paio d'orecchini. Io prima di adesso non sono riuscita a realizzare questa cosa, dovevo un po' vedere come mettere in pratica questo progetto di questa nuova rubrica. E il prossimo tutorial quindi verterà su questo paio d'orecchini. Io spiegherò l'esecuzione di questo paio d'orecchini e quindi vi esorto, per chi ne avesse bisogno naturalmente, di inserire le vostre richieste all'interno dell'info box che è qui sotto, se lo ritenete opportuno, oppure attraverso i social. Contattatevi se io riesco, sempre nell'ambito delle mie capacità e delle mie conoscenze, a farvi cosa gradita, realizzando uno dei
diciamo, progetti che voi avete in mente di fare, volentieri mi piacerebbe realizzarla questa cosa, ecco. E quindi contattatemi, chiedetemi quello che preferite, quello che vi è più utile. E da adesso in poi cercherò di tenere in linea questi tre filoni. Quindi ci vediamo con il prossimo tutorial dove spiegherò l'esecuzione di questi orecchini. A presto!